tiene se la fede c'è, vive dentro te, vive dentro me. I modi per la per l'essere sempre pronta ad aiutare gli altri. E questo Carmen che tua madre ha lasciato su questa terra, e noi ne siamo grati. Questo libro, io che ti conosco anche a livello, diciamo, di parentela, so che l'hai scritto pensando a lei, ed mi emoziona soprattutto questa cosa, perché tua madre purtroppo non ce l'ha fatta, però tu stai continuando nel suo ricordo ad aiutare tante altre persone che hanno sicuramente... Buonasera a tutti. Oggi siamo qui per presentare un libro di una nostra amica, della nostra concittadina, che ci caratterizza, molto importante in questo momento storico, in quanto, come lo sappiamo, in Lecce quest'anno, grazie all'impegno della squadra, del presidente, di tutti i collaboratori, ha fatto il salto, il grande salto, andando in Serie A. Carmen in questo libro voleva un po' rinarrare la storia del Lecce, prendendo ad esempio i 12 ritratti delle persone che lei ha ritenuto avessero fatto il solco, diciamo, della storia del Lecce. E abbiamo voluto proprio presentarlo in questo momento, e nel presentarlo abbiamo avuto l'onore oggi di avere la presenza di un grandissimo esponente a cui portiamo molto rispetto, il dottor Pantaleo Corvino. Con orgoglio possiamo dire che siamo riusciti a portarlo a Calimera, anche per un paio d'ore, ma ce l'abbiamo qui con noi, quindi possiamo sentire dalla sua bocca quello che pensa, se vogliamo anche fargli una domanda, perché no? E quindi passo subito la parola a Giancarlo, che parlerà lui per ora. Buonasera a tutti. Allora, il più cordiale saluto anche da parte mia, benvenuti in questa splendida location suggestiva della Villa Comunale di Calimera. Grazie a tutti voi per essere intervenuti in questo evento particolare e speciale, come diceva il sindaco, che al sottoscritto sta particolarmente a cuore, che è quella che è la presentazione finalmente in presenza del libro della nostra amica concittadina giornalista Carmen Tommasi. Ringrazio lei in maniera particolare per avermi voluto qui al suo fianco in questa occasione. Grazie ovviamente a tutti voi per essere intervenuti, grazie all'amministrazione comunale che è largamente rappresentata con il sindaco Gianluca Tommasi, il vice sindaco con delega allo sport Giuseppe Mattei e poi l'assessore nonché consigliere provinciale Brizio Maggiore, e mi unisco anch'io quindi al caloroso ringraziamento, a quello che è un ringraziamento particolare a nome nostro e di tutta la comunità, come diceva appunto il sindaco, ha la spiccata personalità che oggi rappresenta l'Unione Sportiva Lecce, proprio il responsabile dell'Unione Sportiva Lecce, Pantaleo Corvino, ed è un onore averlo qui, uno del nostro territorio che sta facendo le fortune del Lecce. Intanto partirei per dare lustro a quello che Carmen ha fatto, e cioè ha realizzato, ha scritto questo libro, Facce da Lecce, 12 ritratti dall'era Semeraro ad oggi. È un libro particolarmente attraente che assume ancora più valore, è talmente interessante, però assume ancora più valore perché è legato a due colori che riescono ad emanare calore e passione, il giallo e il rosso, il giallo del sole e il rosso del cuore. Calore è legato ai sentimenti, non chiaramente a quello che il medio ci sta dando, troppo calore. Però dopo aver fatto a Carmen i complimenti e anche
a nome mio in forma privata, io ci terrei a farli in maniera pubblica, perché in questo libro sono stati raggiunti degli attestati di stima, di apprezzamento, che invito tutti coloro che ancora non l'hanno fatto a leggere, in quanto sono evidenziati anche in maniera particolareggiata tutti i vari sentimenti, non solo racconti di episodi prettamente sportivi, ma vengono evidenziate sensazioni, stati d'animo dei personaggi che hanno legato alcuni alla storia del Lecce, che rimangono indelebili nel nostro cuore, appunto sono descritti in maniera maniacale da parte di Carmen e fanno trasparire anche la sua profonda sensibilità. Ho avuto il piacere anche di apprezzare, di conoscere le sue spiccate doti umane e professionali, e qui sono tutte ben evidenziate. Non è quindi solo un racconto sportivo, è un qualcosa che va oltre e, come noi diciamo in gergo, può essere letto da chi anche non mastica di calcio. Però, cara Carmen, cari amministratori, io vorrei approfittare della presenza, della spiccata personalità, come dicevo, del nostro direttore, del top player del Lecce, mi piace chiamarlo così, perché tutte le squadre vanno alla ricerca del grande nome, noi invece ce l'abbiamo, abbiamo le fortune. Pantaleo Corvino ha scritto la storia del Lecce in passato, l'ha scritta, la sta scrivendo nel presente, io sono convinto che la scriverà anche in futuro, ci darà tante altre soddisfazioni. Però parlavo delle emozioni che ha legato questo libro, che ci ha fatto trasparire, e volevo subito far intervenire il direttore chiedendogli quali emozioni si provano, no? Perché sono sotto gli occhi di tutti i risultati che Pantaleo Corvino ha raggiunto, una carriera straordinaria, lunghissima, ricca di tante soddisfazioni, partito dal Vernone fino ad arrivare a società molto prestigiose, ha scovato talenti in lungo e largo nel mondo, non li cito perché non basterebbe un'intera serata, un'intera giornata per andare a citarli, però io dico, quando si parla di emozioni, quale emozione regala cercare e lavorare, no? Ottenere successi con la città del proprio cuore, legati a quel giallo rosso, al di là di ogni aspetto economico e professionale? Beh, la prima emozione è essere qui questa sera, quindi devo essere sincero, perché essere nei luoghi dove ho vissuto la mia gioventù, dove si parlava di amore, di sentimenti, dove anche ho conosciuto il mio primo amore, quindi e quindi in un luogo dove lo vedo cambiato, dove ho conosciuto la mia moglie che mi accompagna da 53 anni, e quindi la vedo cambiata, perché prima era più infrascata, dove no, Rina, qui ci andava un po' a nascondere, ci si andava un po' a nascondere per non farsi vedere. Quindi la prima emozione è questa, devo essere sincero, perché tornare dove si può rivivere tante emozioni, tanti sentimenti, è la cosa che maggiormente mi sta emozionando essere qui. Poi diciamo Calimera per me è il mio secondo paese, perché ho anche vissuto qualche anno qui proprio come dimora, ho a casa mia figlia, quindi mi sento in casa, quindi questa è la mia prima emozione. Scusatemi se prima non ho salutato i presenti, tutti quanti, grazie per l'accoglienza, un saluto a voi, un ringraziamento a tutte le autorità presenti, dal sindaco agli assessori e a Carmen, che ci ha dato questa opportunità attraverso il suo libro di essere presenti qui, un libro che io ho letto, un libro che sai, quando si racconta la storia di un club la si può raccontare in tanti modi, no? Andando a vivere, a raccontarla o in generale, oppure andando a raccontarla in certi spaccati, no? che può avere la vita di un club. Lo spaccato che tu hai voluto raccontare è figlio di 12 anime che hai estrapolato dalla storia del Lecce, ognuno diverso dall'altro, e la cosa che più mi ha colpito non è che hai voluto raccontare quello che
ha avuto più successo nella storia del club del Lecce. La cosa che mi ha colpito nel vedere 12 personaggi che non sono quelli che hanno scritto veramente la storia del Lecce, ma dei spaccati, delle sfacciature, dove anche calciatori che non hanno forse, non sono ricordati tanto per quello che hanno fatto come tanti altri, no? Ma tu hai voluto proprio estrapolare questo spaccato di vissuto, di sentimenti, di passioni, di amore verso due colori, giallo-rossi, no? Quelli che comunano la maglia del Lecce. Questo mi ha fatto veramente, mi ha colpito, ecco, e quindi ti devo dire che farti complimenti per come l'hai voluto raccontare. Beh, tu mi chiedi di altri sentimenti, sai, quando si parte da sotto al marciapiede, diciamo, no? Calcisticamente parlando, si parte dalla terza categoria, si fanno tutte le trafile dilettantistiche vincendo quasi tutti i campionati, poi si arriva in Serie B, lo si fa la si fa 5 volte e su 5 la vinci 4 volte e ti incazzi se quella quinta volta non l'hai vinta per un calcio di rigore sbagliato a 2 minuti alla fine. Beh, questo se poi le unisci a 600 partite di Serie A, 60 fra Champions League ed Europa League, io penso che emozioni ne ho vissute tante, e quindi devo essere sincero, le mie emozioni sono quelle che vivo nel momento, no? La mia emozione è trovarmi qui questa sera, e quindi devo raccontare di questa sera, poi il resto, se mi fai altre domande, entro nel merito. Allora aspettiamo di scrivere tante altre. Grazie direttore. Io vorrei sentire Carmen prima e poi ne facciamo qualche altra se volete. Carmen, innanzitutto, quindi entriamo un po' nello specifico e poi ci avviciniamo anche a quella che è stata la tua opera d'arte, no? Innanzitutto ti volevo chiedere, parto un po' prima, da dove nasce la tua passione per il calcio e per il Lecce in particolare? E poi gradirei sapere anche, se ci vuoi illustrare, come è stato il tuo modo di approcciarsi al mondo del calcio, soprattutto anche in passato, come sei riuscita a farti spazio, a farsi apprezzare per una donna, visto che prima era molto più complicato, adesso magari è più semplice, ci sono donne che sicuramente nel mondo del calcio stanno riuscendo meglio di tanti uomini, perché magari l'uomo lega sempre il tutto all'aspetto tecnico-tattico, tralasciando alcuni dettagli che invece a una donna non sfuggono e che vengono ben risaltati. Buonasera a tutti, io ringrazio i presenti, sono molto molto emozionata, non mi piace parlare in pubblico, è una contraddizione in termini visto che sono una giornalista, però ci sta, mi piace più scrivere, ringrazio l'amministrazione comunale, sono molto emozionata perché per me essere qui nel mio paese, nella mia villa, nel mio parco giochi è la Madeleine di Proust, ricordo tutta la mia infanzia e quindi è ancora più emozionante. Ringrazio il direttore Pantaleo Corvino, sin da piccola seguivo i suoi successi, i suoi acquisti, poi quando è ritornato nel Lecce averlo accanto, intervistarlo è stata un'emozione e lo è tuttora, infatti quando ha detto che veniva a questa presentazione mi sono emozionata ulteriormente. Giancarlo, ringrazio anche te. Te l'ho detto in privato, sono io che devo ringraziare te perché sei una persona speciale, ti voglio bene, lo sai, e poi sei un professionista serio. Allora, tornando alla domanda che mi facevi, forse questa passione del calcio è colpa di papà. Sono nata nell'82, quindi ho appena fatto 40 anni, l'anno dei mondiali, l'Italia ha vinto i mondiali in Spagna, papà si era laureato da poco, ancora non lavorava, quindi nel passeggino guardavo insieme a lui le partite di calcio perché mamma lavorava e quindi forse è nato tutto da lì.
Poi quando sono cresciuta nel giornaletto della scuola ho iniziato a scrivere sempre di calcio, di Lecce, i primi abbonamenti con papà, che però diciamo direttore non si arrabbia, era un po' milanista. Quindi quando facevamo l'abbonamento in Tribuna Est era contento quando veniva il Milan, io invece sono stata sempre giallorossa convinta e poi Università, Roma, Sapienza e sono tornata qui a seguire il Lecce. E ricordo ancora le prime conferenze stampa, qui c'è l'addetto stampa Andrea Ferrante che vorrei ringraziare. Mi nascondevo quasi dietro alla sedia perché per me era un sogno essere lì, no? Davanti ai miei idoli, quei campioni, e poi man mano mi sono fatta strada, non senza difficoltà, perché diciamocela tutta, siamo nel 2022, essere donna ed essere giornalista sportiva devi faticare un po' di più, però poi forse dopo quando ti fai conoscere è tutto più bello, no? Perché magari ti apprezzano e poi con i colleghi giornalisti uomini si creano anche dei bellissimi rapporti umani, oltre che professionali. Grazie Carmen. Io vorrei adesso andare un attimo più nello specifico del libro, però volevo innanzitutto esaltare la nobile finalità per cui questo libro, no, è stato anche scritto, che prevede di destinare una parte del ricavato all'AIL, e vorrei l'applauso chiaramente. E magari qualche considerazione in più farla tu. Allora Giancarlo, io mentre scrivevo questo libro pensavo già all'AIL, Associazione Italiana Leucemia, è una cosa a cui tengo molto, non volevo piangere questa sera, però quando nominiamo questa cosa un attimino mi emoziono un po'. Aiutare la ricerca è fondamentale e grazie a questo libro, a chi come me ha deciso di donare, lo possiamo fare, perché c'è chi ancora si può salvare grazie alla ricerca, grazie alla scienza e grazie agli studi. Diciamo qui entriamo un po' nel personale, tu lo sai benissimo Giancarlo, l'hai vissuto con me. Mamma non ce l'ha fatto, non ce l'ha fatta, questo libro è dedicato a lei, nasce per lei, però c'è chi ce la potrà ancora fare, quindi acquistando Faccia da Lecce si aiuta anche la ricerca. Per questa buona causa, insomma, io questa cosa avrei voluto non sponsorizzarla. Il mio editore Paolo Pagliaro si arrabbia quando dico così, perché lui dice: no, anzi, facciamo un lavoro che ci rende dei personaggi tra virgolette pubblici, possiamo sensibilizzare gli altri, quindi perché non dirla? Quindi questo l'ho detto, l'ho comunicato, l'ho sponsorizzato proprio per sensibilizzare a donare in varie forme. Hai parlato del 2022 che è difficile, hai detto, per una donna, però nel 2022 invece si esaltano magari cose che non andrebbero esaltate, si fa, invece questo è un gesto, secondo me, poi spero che tutti siano di questo avviso, è un gesto nobile che ti fa onore e che sicuramente è da pubblicizzare. Quindi, però al di là di questo aspetto, adesso non voglio più che ti emozioni, com'è scaturita l'idea di scrivere poi questo libro Facce da Lecce, 12 ritratti dall'era Semeraro ad oggi? Proprio come diceva il direttore, no? Considerando la storia ultracentenaria del Lecce, sei andata a sviscerare 12 ritratti, se ci puoi spiegare a che cosa è dovuto questa, che cosa è dovuta a questa tua scelta, poi di questi 12 personaggi, di queste 12 figure, se c'è qualcuno a cui sei legata di più? Allora Giancarlo, diciamo che a me piace scrivere, io scrivo ovunque, se mi trovo un fazzolettino di carta e un pensiero lo scrivo,
Quindi diciamo, io dico che più che un libro lo interpreto come un diario di bordo, no? Perché 12 personaggi tra tanti, e come ha sottolineato il direttore, nemmeno forse quelli, no, più vincenti o quelli che hanno lasciato il segno dal punto di vista sportivo e prettamente calcistico, perché sono quelli che ho vissuto personalmente. Io ho iniziato a fare questo lavoro nella stagione 2009-2010 con il Lecce di Beretta, che poi fu esonerato, e arrivò Decanio, insomma, quella stagione lì. E sono quei personaggi che, diciamo, mi hanno colpita non solo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto umano, no? Questi personaggi che io racconto in maniera forse anche un po' autobiografica a mia madre, che tra virgolette odiava il calcio, non lo amava in maniera particolare, ma poi diciamo che alla fine, ascoltando la televisione, vedendo i video, iniziava anche a parlare di 4-3-3, 4-3-1-2, senza capire nulla, però diciamo che si era un po' appassionata e chiedeva, era curiosa, no? E quindi l'idea è stata questa: raccontare dei personaggi del Lecce, del calcio, anche a una normale casalinga, un avvocato che odia il calcio, però si può appassionare e magari può iniziare ad amare come noi il nostro amato Lecce. Ok, perfetto Carmen, il resto però non lo, chiaramente non lo sveliamo, perché poi sarà tutto da scoprire, eh. E volevo di nuovo chiamare in causa il direttore. Come diceva, il mondo del calcio attira, dice Carmen, molteplici attenzioni, no? In Italia senza ombra di dubbio è la disciplina per eccellenza, tutti che lo seguono, soprattutto i più giovani, magari qua non sono tanto ragazzi, però è uno sport che regala, come abbiamo detto anche prima, tante emozioni, si scrivono pagine indelebili, direttore, che restano nel cuore, nella mente. Ovviamente ci sono anche quelle meno belle, ci sono delle delusioni, dei patimenti, no? Soprattutto per i tifosi, per chi la vive appassionatamente, ma al di là di come la vive il tifoso, il protagonista come la vive, soprattutto, no? Per raggiungere quei risultati, quelle gioie, quelle soddisfazioni, bisogna fare tanta gavetta. Non ci si sveglia domani mattina responsabile di un'area tecnica, non ci si sveglia domani mattina Messi o Ronaldo. Bisogna avere tanto spirito di abnegazione e fare tanti sacrifici. Io svelo che il direttore è colui che va in sede per primo e per ultimo lascia la sede, quindi tanto lavoro. Beh, diciamo che come tutte le professionalità c'è chi a volte arriva a Roma stando già a Roma, oppure deve partire dalla periferia per fare una strada, percorrerla per poterci arrivare. Ecco, anche nel calcio c'è chi, figlio magari di essere stato un protagonista come calciatore, gli si può dare subito la carica di allenatore, e quindi senza aver fatto la trafila di allenare da una terza categoria o una squadra di serie C, una squadra di serie B, e quindi ha dei vantaggi. La stessa cosa succede per un calciatore, per un dirigente che magari ha un blasone, ha un nome in altre vesti, e gli si dà l'incarico di direttore generale. C'è chi invece, come ho detto prima, deve partire da Calimera, da Vernone, per arrivare a Roma, e devi fare una strada tortuosa, e per arrivarci non è facile, è sempre difficile. E a volte devi essere anche fortunato, come sono stato io sono partito da lontano per arrivare a Roma, ho fatto, come ho detto prima, tutto il percorso che ormai tutti, soprattutto chi a Calimera, a Vernone, mi conoscono, quindi sanno da dove sono partito e come ci sono arrivato, non voglio stare a ripeterlo. Quindi poi dopo, quando ci arrivi, è logico che è lì che ancora poi viene il bello, no? Perché devi, una volta che sei arrivato, ci devi rimanere, perché poi la concorrenza è tanta, sei figlio dei risultati,
i risultati ti devono accompagnare e ti debbono accompagnare sempre, perché a volte non basta una stagione, non basta due stagioni, non bastano 10 stagioni per poterci stare 45 anni come ci sto io e fare 600 partite in Serie A, come ho detto, forse è uno dei record anche nazionali da direttore sportivo. Quindi è veramente figlio dei risultati, perché nel calcio contano solo quelli, non conta altro, non conta sei fortunato, a volte se magari ti chiami hai un nome che ti accompagna, chi come me non ha un nome che ha fatto nel calcio o ha lasciato il segno in altre circostanze, io il segno l'ho dovuto sempre lasciare per i risultati che ho dovuto conseguire, quindi diciamo che queste sono le difficoltà di chi lavora seguendo una strada e chi invece quella strada già ci può arrivare per i motivi che ho detto. Poi ci sono altre responsabilità che ti accompagnano, no? Come io per esempio adesso, e prima poteva succedere magari che di avere una responsabilità di arrivare a una grande piazza, come ci sono arrivato io, come dopo Lecce arrivare a una grande piazza come Firenze, trovarsi con una squadra che si era salvata l'ultima domenica e portarla per 4 anni in Champions League di seguito, quindi una responsabilità che ti senti addosso, perché arrivi a una grande piazza e devi dimostrare, perché se non dimostri vuol dire che non sei da grande piazza. Arrivare a Bologna, trovarla in Serie B, portarla in Serie A e lasciarla al nono posto. E poi la responsabilità maggiore che io avverto è quando devo lavorare nella mia terra, perché lavorare qui è una responsabilità che a volte non mi fa dormire la notte, perché so che non posso tradire chi mi sta vicino, non posso tradire chi da me ogni tifoso si aspetta il meglio, quindi io mi sento queste responsabilità, ma le avverto in maniera forte, in maniera che a volte perdo il sonno, e quindi cerco di dare il meglio, il massimo, come sto cercando di darlo in neanche due anni che sono ritornato, trovare la squadra in Serie B come la ritrovai nel primo ciclo e portarla in A, e come è stato nel primo ciclo mantenerla in Serie A per tanti anni, pur essendo campionati diversi di adesso, più difficili, dove c'erano 18 squadre e 4 retrocessioni. Adesso sono 20 squadre e 3 retrocessioni, potrebbe sembrare più facile, ma non lo è, perché c'è ormai proprietà con fondi stranieri, proprietà con fondi importanti, con risorse economiche che sono impari alle nostre. Però io voglio questo territorio lavorare per fare una squadra che questo territorio senta propria, che deve essere all'altezza di questo territorio. Però poi arrivi la sera a letto, prima di chiudere gli occhi, e pensi, dici, ma come riuscirò a farlo, no? Se poi tu sai che quelle proprietà, quelle società hanno risorse diverse dalle tue, però ti alzi presto la mattina, vai a letto tardi per sperare che questo può avere dei vantaggi. Sfrutto questi, sfrutto la mia esperienza, sfrutto le mie conoscenze, le mie capacità che tutti hanno, che gli altri non hanno, però ce la metto tutta, perché, e qui arrivo alla tua risposta, quello che sento maggiormente è il senso di responsabilità. Bene, bene. Direttore, mi hai dato degli spunti, te l'ho detto anche in privato, e noi abbiamo questa fortuna, no? Il nostro top player, però io ho fatto un paragone un po' che non è, chiaramente, mi perdoni qualcuno, io ho detto domani c'è la festa di San Pantaleo, gli faremo gli auguri, però noi abbiamo nel Lecce il nostro San Pantaleo, riesce a fare anche i miracoli. Lui ha detto, mi dà sto spunto, perché anche quando parlo con qualche amico in comune lo dico sempre, noi ci affidiamo sempre a San Pantaleo, al di là di quello che è, al di là dei nomi che si possono fare o meno.
E al di là di quelle che possono essere le critiche, perché ha detto sempre, chi lavora sbaglia, può sbagliare, ci possono essere sempre, però al suo ritorno a Lecce, 2 anni fa, l'ha nominato, proprio era agosto, meno di 2 anni fa, mi ricordo in quella fase di presentazione, dice mi sono prefissato un obiettivo, sono tornato con questo, mi hanno convinto a tornare, però mi sono prefissato un'opera di ricostruzione dal basso innanzitutto, a partire dal settore giovanile e poi giungere al terzo anno, voglio lasciare il Lecce dove l'ho trovato. Tu hai bruciato tutte le tappe, direttore, in tutti i sensi. Hai ricostruito un settore giovanile, te ne dobbiamo dare atto pubblicamente, hai riportato il Lecce in Serie A, forse questa è la sfida più difficile. L'anno scorso hai parlato di impresa, proprio ai nostri microfoni, alla fine abbiamo realizzato un'impresa, adesso ci vuole un miracolo. Però accettando tutte le sfide, cosa ti porta avanti? Forse l'entusiasmo che trovi in questa terra di Serie A. No, è questo, che è quello che ti nutre, no? Sapere che di non voler tradire chi si aspetta da te è quello che magari sarebbe impossibile, no? E quindi questo mi responsabilizza, come ho detto, è quello che mi fa trovare tutte le risorse possibili, inimmaginabili, mettendoci, come ho detto, quello che sono le mie esperienze vissute, le mie conoscenze, per cercare, ecco, come ho detto prima e tu l'hai detto, c'è qualcosa in più che devi mettere, no? L'hai detto anche te nel dire il primo giorno della mia presentazione cosa mi ero proposto, perché io poi quando prendo un impegno, come ho detto prima, faccio fatica a dormire se non lo porto a termine. Avevo detto, avevo lasciato un settore giovanile con 6-7 titoli italiani e quindi l'ho ritrovato a languire in A2, diciamo, dove è un settore giovanile nell'anonimato. Volevo riportarlo ai fasti di allora e devo dire che dopo un anno ci siamo tornati, e siamo tornati nell'Olimpo del settore giovanile della Primavera 1, siamo riusciti anche a mantenerlo quell'Olimpo, pur essendo l'unica squadra di Serie B che è riuscita a rimanerci. Quest'anno ci aspetta ancora un'opera di pianificazione, di fortificazione di quanto abbiamo fatto in un anno e mezzo, in circa due anni da quell'impegno che ho preso. Con la prima squadra lo stesso, avevo detto che era una squadra che ritrovavo in Serie B, che l'avrei voluta portare in 3 anni in Serie A. Forse il fatto di aver anticipato, pur trovandoci in un campionato di Serie B diverso da quelli del passato, in un campionato di Serie B dove le risorse economiche delle altre club, che sono, come ho detto prima, da proprietà straniere, da proprietà italiane, tra le più facoltose, ti portavano a non poterlo immaginare questo. Eppure ce l'abbiamo fatta anticipatamente, e oggi ritrovarsi anche anticipatamente in Serie A è anche quello un problema, perché un conto è arrivarci creando risorse e poi arrivarci con più risorse anche nel tempo, no? Create nel tempo. Un conto è essere riusciti a bruciare le tappe e quindi trovarsi davanti poi all'Everest, come dico, come spesso ho detto io, e non arrivarci equipaggiato. Noi ci stiamo cercando di equipaggiarci. Non sarà un'impresa facile, dovrà essere un miracolo, però i miracoli li fa San Brizio, li fa Sant'Anna, li fa San Pantaleo. San Pantaleo non lo so se... Ecco, siamo in buone mani, sicuramente siamo in buone mani, e comunque sappiamo che farà un gran lavoro, a prescindere da tutto, perché poi i successi possono venire anche per tanti dettagli, per qualche minimo, un rigore sbagliato o qualcosa che non dipende neanche dalla nostra volontà, quindi ci troveremo anche squadre che probabilmente ci faranno penare anche da altri punti di vista. Però Carmen sta scrivendo la storia, l'ha scritta,
il direttore. A questo punto io ti chiedo, quando scriverai proprio qualcosa su di lui? Qualcuno ci ha provato già in passato, ma è passato un po' di tempo. Giancarlo, guarda, ci pensavo l'altro giorno, vorrei farti una proposta. Magari potremmo scrivere, iniziare a scrivere, io già qualcosa ho iniziato a fare, un libro a due mani facendo dei ritratti a mo' di intervista, partendo proprio dal direttore, anche perché lui è tutta una scoperta. Assolutamente, io penso che per scrivere tutto ciò che lui ha, è un fiume in piena, ci può raccontare tante emozioni, tanti episodi. Curiosità. Dovremmo fare una collana, però dai, cercheremo di essere anche di rientrare, perché sicuramente avrà tante sfaccettature da raccontarci. Perché a me piacerebbe raccontare proprio l'aspetto non solo calcistico, che conosciamo tutti, ma più umano, no? Sì, esatto. Lui è molto legato alla famiglia, ai figli, alla moglie, ai nipoti. Sarebbe bello scoprire un Pantaleo Corvino ancora più uomo, papà e nonno. Allora, prendiamo questo impegno così. Questo spunto. Vediamo lo spunto e lo portiamo a termine col suo consenso, magari anche questa sera ti strappiamo questa promessa, insomma, e ci dirai qualche dettaglio non calcistico. Intanto io proseguo, non lo so se c'è qualcuno che vuole intervenire, a qualche curiosità per Carmine soprattutto, non lo so se qualcuno vuole chiedere qualcosa prima di passare, purtroppo scusate, abbiamo tolto un po' di scena, però... I protagonisti sono loro. Assolutamente. C'è qualcuno? Certo. Io personalmente mi ricordo Pantaleo con una Opel nera che girava i campi impolverati del Salento, tutti indistintamente. Però poi, al di là, voglio dire, della sua professionalità, di quello che è riuscito a fare, di tutti i numeri che parlano a suo favore, dobbiamo dire che ha fatto le fortune delle società dove ha lavorato, insomma, al di là dell'aspetto sportivo, ma mi riferisco anche all'aspetto contabile, di bilancio. Credo che abbia fatto un po' le fortune dei presidenti, dei vari Semeraro, dei vari presidente della Fiorentina, compagnia bella. Quindi voglio dire, complimenti a Pantaleo, che conosciamo, io personalmente conosco da diversi anni. Quindi sono legato a un affetto particolare, voglio dire, lui lo sa, quando ci vediamo ci salutiamo, non posso non riconoscere il risultato sportivo, primo, ma il risultato anche economico, diciamo, che rilascia alle società, cioè le prende che valgono magari 10, le lascia a 100, e questo è un rapporto che molti direttori non lo fanno, ecco. Pensano magari a trovare il giocatore, a venderlo, ma Pantaleo invece diciamo che le sana le società, ecco. Poi abbiamo anche il risultato sportivo, quindi complimenti ancora al nostro amico Pantaleo. Grazie per questo splendido intervento. No, l'ho salutato prima perché è arrivato in ritardo, l'ho salutato perché ci accomuna un po' di... ci accomunano tante emozioni, tanto lavoro fatto anche insieme. Lui si ricorda con l'Ascone, io devo... sono partito dalla 500, quindi l'Ascona viene prima della 500, dove poi era troppo piccola per mettere i ragazzi che andavo a raccogliere, poi lasciai in permuta la 500 per prendere una macchina lunga per metterne di più, che era un Audi 60, però poi aveva un difetto, che c'era una barra che fungeva da sospensione, si rompeva sempre, quindi mi costava più di barre, poi essendo non ne facevano più e quindi ho dovuto cambiare, e arrivai alla Ascona, che tu mi hai conosciuto, però sì. grazie ancora direttore. Se non ci sono altri interventi, io cederei volentieri la parola all'assessore consigliere provinciale Brizio Maggiore. Buonasera a tutti. Io vorrei partire da una frase che è scritta sul tuo libro. Sarà l'affetto che mi accomuna a te e alla tua famiglia, però è la frase che a me ha colpito di più di questo libro. Al mio sogno, alla mia passione, a quello che un giorno vorrei essere, a te mamma. Questa è una frase bellissima perché
tanti amici che sono qua si ricorderanno sicuramente di tua madre Franca. Per noi era, diciamo, un personaggio a Calimera. Non passava inosservata per la sua bontà, per i suoi modi, per l'essere sempre pronta ad aiutare gli altri. E questo, Carmen, che tua madre ha lasciato su questa terra, e noi ne siamo grati. Questo libro, io che ti conosco anche a livello, diciamo, di parentela, so che l'hai scritto pensando a lei, ed mi emoziona soprattutto questa cosa, perché tua madre purtroppo non ce l'ha fatta, però tu stai continuando nel suo ricordo ad aiutare tante altre persone che hanno sicuramente bisogno. Quindi lo scopo di questo libro, secondo me, supera anche il contenuto. Non mi soffermo sull'aspetto calcistico, perché c'è persone più alte di me che possono giustamente raccontare. E quindi, leggendo questo libro, mi ha proprio colpito quello, Carmen, il tuo racconto, la tua passione e il tuo ispirarti a zia Franca, come la chiamo io. Noi siamo veramente onorati di averti, Carmen, come nostra concittadina. Questo libro l'abbiamo già presentato purtroppo nel periodo Covid, però ci tenevamo a farlo vicino a tutti gli amici, insieme a tutti gli amici, e quindi a ripetere questo bellissimo evento. Poi siamo stati onorati e fortemente abbiamo voluto la presenza del direttore Pantaleo Corvino, che ci ha onorato di essere qui tra noi, e anche la scelta del luogo e di come siamo seduti era proprio una scelta non a caso, ma ragionata, perché volevamo essere in mezzo alle persone, fare una chiacchierata con voi, perché alcune volte si vedono il giornalista, il direttore sempre lontano dal cittadino. Invece proprio oggi avete dimostrato la vostra vicinanza, il vostro chiacchierare con le persone. Questo sicuramente lascerà un bel ricordo ai cittadini calimeresi e fa veramente piacere. Noi, Carmen, come amministrazione comunale, vogliamo donarti questo fascio di fiori, giustamente giallo e rosso. Il colore ovviamente della tua squadra preferita, e ti ringraziamo ancora, perché con il tuo lavoro ci rappresenti anche a livello televisivo, cioè Carmen, sanno tutti Carmen che di Calimera, quindi ci fa anche onore questo, quando scorriamo la televisione, vederti sugli schermi fa piacere, no? Vedere una concittadina, quindi ci fermiamo subito, anche se non ci piace magari il programma, ci fermiamo ugualmente per vederti, e questo fa veramente piacere. Io saluto tutti gli amici che sono presenti qui, saluto soprattutto chi Lecce lo ama e lo vive ogni giorno, come l'amico Massimo, l'amico Ivan e tanti altri, gente che veramente ha il Lecce nel cuore e tifa il Lecce in qualsiasi categoria, non lo vede solo nel momento dell'occasione. E questi sono i tifosi veri, i tifosi che realmente ci tengono, come Pantaleo Corvino, anche se andrà a Firenze, il suo cuore lo sappiamo che è sempre giallo rosso, e per noi è veramente un piacere. Grazie a tutti. Tutti, buona serata. Grazie all'assessore maggiore. Ora l'intervento del vice sindaco con delega allo sport, Giuseppe Mattei. Grazie Giancarlo. Io sì, lo diremo dopo, era già. Io saluto tutti quanti presenti, li ringrazio per essere qui questa sera con noi. Ringrazio Carmen che ci ha regalato questo bellissimo lavoro che lei ha fatto, e siamo stati veramente contenti di poter dare la possibilità di presentare questo libro qui in questo luogo bellissimo che da poco abbiamo ripreso e ristrutturato, rimesso a nuovo, e ringrazio il direttore Pantaleo Corvino veramente, perché nonostante i suoi tanti impegni, siamo nel cuore del calciomercato e il campionato oramai, diciamo, alle porte, e ci ha onorato della sua presenza questa sera qui. Io parto e mi riallaccio al discorso di prima che faceva l'amico Salvatore con il direttore, no? Non me ne voglia la tua 500, direttore, io mi ricordo di te quando ero ragazzino. Parliamo del 1987, credo, avevo 14 anni,
iniziai, giocavo nei ragazzini del Lecce, e io l'estate mi ricordo di te perché uscivo nel pomeriggio a fare la mia corsetta, diciamo, quotidiana per mantenermi in forma durante l'estate prima che inizi la preparazione con i ragazzi, e ti incontravo ogni santissimo giorno con quella tua scona nera che ti partivi da Roca per andare a Casarano, perché avevi appena iniziato la tua avventura con il Casarano in serie C1. Ci salutavamo sempre, poi ci salutavamo anche lì a Roca perché si aveva modo di incontrarci ogni tanto. Io mi riallaccio anche al discorso che faceva prima Carmen con Giancarlo. Non vorrei parlare dei successi di Pantaleo perché i successi sono sulla bocca di tutti, li conosciamo tutti. A me piace soltanto citare qualcuno, appunto i vari titoli che ha ottenuto con la primavera del Lecce, i risultati con il Lecce, la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, la semifinale di Coppa UEFA, gli ottavi di finale in Champions League con la Fiorentina, e poi i tantissimi talenti che ha scoperto Pantaleo, li sappiamo tutti. Non ultimo mi viene in mente Vlahovic, che dalla Fiorentina lo scorso anno è passato alla Juventus. Io mi vorrei fermare, richiamare quel lato, il suo lato umano, la sua persona, perché è una persona umile, una persona buona, di una bontà unica, ma anche una persona molto sincera, schietta, diretta e franca quando serve. E poi il suo essere rimasto sempre legato alle origini, che non ha mai dimenticato la sua salentinità. Quindi noi, Pantaleo, ti ringraziamo per aver esportato il marchio Salento, diciamo, anche al di fuori della Puglia, in tutta quanta Italia e anche in Europa. Ti ringraziamo per questo. Come ti ringraziamo anche per i successi, non ultimo appunto quello di aver riportato il Lecce finalmente in Serie A. Sicuramente un grandissimo risultato, un risultato strepitoso, grazie alla oculatezza, diciamo, di una società sana e in salute, grazie al presidente Sticchi Damiani. Però è inutile nasconderci, direttore, voglio dire, il merito è soprattutto il tuo. Grazie alla tua esperienza, grazie alla tua professionalità, l'essere riusciti a riportare il Lecce in Serie A in così breve tempo, aver diciamo individuato il percorso migliore per poter far questo, è un grazie a te, è grazie al tuo lavoro. Noi per questo ti ringraziamo, perché il successo del Lecce, l'aver riportato il Lecce in Serie A è importantissimo per tutti quanti noi, per il nostro territorio, perché la Serie A è una vetrina importantissima per tutti, è una vetrina importantissima per la città di Lecce, per il Salento, per la Puglia, perché comunque siamo l'unica squadra pugliese in Serie A. Quindi è importantissimo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista culturale, e che ci aiuta a crescere anche e soprattutto sotto il punto di vista del turismo, perché sappiamo benissimo che la Puglia, il Salento tutto, ha una forte vocazione turistica. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di te, Pantaleo, orgogliosa Lecce, orgoglioso il Salento, e continua a regalarci queste grandi emozioni. Grazie Pantaleo. Le grandi emozioni che comunque ci regala e ci ha regalato anche Carmen con questo suo bellissimo lavoro, con questi 12 ritratti appunto dall'era di Semeraro ad oggi, che racconta appunto aneddoti, episodi particolari che questi 12 personaggi che hanno fatto o non fatto la storia del Lecce, ma comunque molto belli da ascoltare. E soprattutto, come dicevamo all'inizio, il nostro invito ad acquistare il libro, perché una parte appunto del ricavato andrà all'AIL, Associazione Italiana Leucemia, per aiutare le persone che sono state meno fortunate. Grazie. Pantaleo, l'amministrazione vuole omaggiarti con una targa, aiutami il brizzo, una targa ricordo, che mi piace
leggerla così. Sì, mi piace leggere. Vai, leggerla, la cosa c'è scritto, quindi a Pantaleo Corvino, orgoglio dell'intero Salento, perché con il suo talento e il suo lavoro ha dato lustro al calcio leccese e alla nostra amata terra. Grazie Pantaleo. Aspetta, fagli la foto. Fagli la foto. Beh, che dire, io quando arrivi a una certa età e quando, come ho detto prima, sono 45-46 anni di carriera, qualche riconoscimento, qualche premio lo ricevi, no? Quindi non è che non lo ricevi, magari lo ricevi per aver vinto un campionato, per aver vinto uno scudetto giovanile, e questi mi hanno accompagnato sempre questi 45-46 anni, per cui riconoscimenti, premi, e mia moglie a volte diceva dove li devo mettere, dico beh, trova il posto, perché io ogni riconoscimento, ogni premio per me ha un senso, un valore, però ecco, riceverlo poi qui questa sera, non in una, in un teatro affollato, in un grande stadio, in una grande platea, è come se mi sentissi pieno di gente che mi sta emozionando quanto di più di quanto fosse un grande riconoscimento che avevo ritirato davanti a una grande platea. Perché? Perché sono veramente onorato di riceverlo a Calimera, in questa location, in questo posto, come ho detto prima, per i motivi che già ho detto, e questo mi onora e mi rende veramente felice. Un grazie ai presenti e un grazie a chi ha inteso darmi questo riconoscimento. Grazie. Grazie. Io non posso non contraccambiare con un piccolo pensiero giallorosso, non so da dove mi fa iniziare. Perché un mio pensiero anche è venuto da parte mia nel consegnare a Carmen, ecco, una maglia giallorossa, dove la deve accompagnare, non dico in ogni conferenza stampa, non dico quando va in giro per Calimera, però quando viene allo stadio te la metti al ricordo di questa sera. Inizio dalla mia destra, poi per passare, quindi un riconoscimento, un pensiero anche all'amministrazione di Calimera, che per me questa sera è la numero uno, come lo dimostra da anni, perché vedo sempre che Calimera è avanti sempre a tutti gli altri. Complimenti, e avanti tutta così. È una bella po' perché sì. Io non posso non omaggiarti, perché sei veramente unico, e lo hai dimostrato anche questa sera per tenere banco ci hai accompagnato, accompagnando la grande, al numero uno ci abbiamo aggiunto un 1-0 anche da Alex. Grazie, grazie a tutti. L'emozione è la mia a questo punto, non mi lascia senza parole. Grazie ancora direttore, non so se c'è qualche altro intervento, io volevo ringraziare tutti voi per essere intervenuti, grazie all'amministrazione comunale, all'assessore Fabrizio Maggiore, a Giuseppe Mattei, grazie a Carmen per quello che ha fatto, che fa ogni giorno. Occasione anche di scrittura, non soltanto parlato, no? questo calcio.
e il più grande grazie al direttore per quello che ci regala. Io non ti voglio dare ulteriori pressioni, ti voglio far dormire la notte, però chiudo così, continua a farci sognare. Buona serata a tutti. Dentro te.